Oggi siamo qui con Gianna in quanto il suo veterinario curante ha riscontrato una brutta enterite e per cui è stato richiesto un consulto nutrizionale per andare a somministrare un alimento specifico. A supporto di quello che è la riduzione dei disturbi dell'assorbimento intestinale, è necessario andare a somministrare in primis dei nutrienti che siano facilmente digeribili. E quindi è possibile dare delle proteine, ad esempio idrolizzate, piuttosto che ad elevato valore biologico, proprio per favorire il loro corretto assorbimento. Dopodiché bisogna fare molta attenzione a non eccedere con i grassi. I grassi vanno a stimolare la secrezione dello stomaco e quindi aumentano l'acidità. Un ulteriore aspetto a considerare sono le fibre, soprattutto quelle solubili. In commercio esistono degli alimenti dietetici col particolare fine nutrizionale della riduzione dei disturbi dell'assorbimento intestinale che sono caratterizzati da un'alta digeribilità e da un aumentato apporto di tutti questi minerali che possono essere persi durante il decorso della patologia. A seguire, dopo la stabilizzazione di quello che è il tratto intestinale, è possibile passare ad un alimento di mantenimento in modo graduale, al fine di non andare ulteriormente a stressarlo semplicemente cambiando quelle che sono le fonti o di proteine o di carboidrati. Quindi il consiglio è un ritorno a un alimento che sia formulato con le medesime fonti di carboidrati e proteiche.